La trattativa e la mediazione, beh, sono due aspetti fondamentali della nostra professione. Una professione che al centro in questi anni ha cercato di mettere quelle che sono comunque le persone e meno il mattone, perché il mattone è sicuramente il soggetto fondamentale della nostra professione, ma noi abbiamo a che fare comunque con delle persone, persone che hanno delle situazioni molto diverse tra di loro, delle sensibilità diverse tra di loro. E quindi il grande lavoro che un agente immobiliare oggi è chiamato a fare è principalmente un aspetto sociale. E per questo io, anche pubblicamente, in molte assemblee pubbliche, mi piace sempre mettere quello che è al primo posto, la reputazione dell'agente immobiliare. La reputazione è qualcosa che si costruisce con anni di lavoro, di formazione, di rapporti sociali, mettendo comunque ed evidenziando quelli che sono i valori, l'etica, perché non dimentichiamoci che la scelta che le persone poi faranno guidate dall'agente immobiliare saranno scelte molto importanti, che segneranno sicuramente il loro percorso di vita. Quindi la fase di trattativa è un aspetto fondamentale per quanto riguarda l'agente immobiliare. Un aspetto, come ricordavo prima, che segnerà comunque le persone. È importante rivolgersi ad un agente immobiliare, una persona che comunque ha un bagaglio di formazione e un bagaglio anche di professionalità che sicuramente non farà spendere dei soldi in più alle parti, ma sicuramente farà spendere bene quei soldi alle parti facendo una scelta oculata, una scelta ponderata. È una scelta garantita.